Cosa abbiamo visto quando abbiamo fotografato? È difficile ricordare l'emozione che si traduce in una fotografia. Essa diventa un diario intimo che scriviamo con gli strumenti della meccanica, dell'elettronica, della luce, della chimica e, a posteriori, con il ricordo. La fotografia è soprattutto un ricordare. Oggi è possibile, come fa questa turista davanti al Colosseo, eseguire fotografie, molte fotografie, velocemente. Viviamo immersi in un universo di luci e immagini, ma non è sempre stato così. In questa illustrazione per una rivista ottocentesca francese, la macchina fotografica appare pesante e ingombrante. Siamo attorno al 1880. Senza andare intanto indietro nel tempo, nei decenni appena trascorsi tutti usavamo macchine fotografiche che avevano un peso ridotto e un ingombro adatto ad un facile trasporto. Ma provate a farvi un selfie con una macchina a soffietto come questa. La fotografia non è solo un momento intimo, ma è anche un atto pubblico. Ad esempio quello del e per il turista. E allora ecco Roma alla fine dell'Ottocento con i barcaioli in posa sul Tevere, Trinità dei Monti dove non c'è nessuno, le fontane e luoghi in cui sembra che il tempo si sia fermato. Eppure sappiamo che non era così. La fotografia consentiva di restituire l'aspetto reale di un luogo fissato in un preciso momento, con i mezzi della tecnologia di quell'epoca e che non permettevano di fissare il movimento, il brulicare di vita che pure c'era. Nonostante questo limite, non era mai accaduto prima nella storia dell'uomo. L'album fotografico di Roma che abbiamo appena visto faceva parte di una serie di pubblicazioni che vennero diffuse in tutta l'Europa e vendute a turisti che sempre più numerosi si recavano a visitare le città storiche d'arte. Era l'uso industriale e commerciale della fotografia. La fotografia si presentava agli occhi della gente come una delle maggiori novità di un secolo in cui l'industria e la diffusione dei suoi prodotti cambiavano le abitudini e il modo di pensare della gente. È l'inizio della globalizzazione che avveniva anche con la possibilità di vedere luoghi lontani e spesso avvolti nel mistero. Strumento di questa modificazione epocale fu il treno. La macchina a vapore divenne il simbolo del progresso. E sui treni viaggiavano anche le macchine fotografiche. Ma per scoprire i primi passi della fotografia occorre attraversare le pianure francesi e raggiungere Parigi. Cosa colpisce e affascina in questa ragazza che sfoglia un album fotografico e in questo signore che tiene il cilindro in mano? La fotografia è come un grande mare in cui nuotano immagini che si rivolgono all'occhio per essere indagate. Quest'uomo, per noi uno sconosciuto, su indicazione del fotografo si è tolto un cilindro troppo alto per l'inquadratura e che l'avrebbe fatto sembrare un po' buffo anche ai suoi tempi. E lei, forse in procinto di sposarsi o partire per chissà dove,
sembra sospesa nel vuoto con la sua lunga veste che quasi vorrebbe uscire dall'inquadratura. È il fascino dei dettagli, dei punti che attraggono l'occhio. Di queste due persone non sappiamo nulla, compreso del sacerdote che li guarda. Le loro fotografie sono in un album vecchio e che ha subito le insidie del tempo. Cosa c'è dietro la fiducia e la sicurezza di quest'uomo? Il suo mondo fu sconvolto dalla grande guerra a cui parteciparono questi soldati. Le fotografie le abbiamo trovate nell'album e qui c'è una dedica, un elemento importante per conoscere almeno il cognome di chi firma. I primi fotografi furono scienziati della luce. Quando le tecniche si perfezionarono e giunse l'avvento del collodio umido e del negativo su lastra di vetro, scienziati e ricercatori furono soppiantati da industriali e mercanti. Con la carte de visite la fotografia divenne un fenomeno di massa. Il padre di questa rivoluzione fu il francese Disdery, che inventò la moda del ritratto fotografico e riproducibile in molte copie. Da quel momento la gente non solo si scambiava fotografie, ma si faceva fotografare in occasioni importanti della vita, ad esempio il matrimonio. L'incontro tra le persone fu favorito anche dalle immagini. Questo piccolo album è degli anni 20 del Novecento. Qui si fissano i momenti più importanti di un matrimonio e l'album resterà per sempre nella memoria di una famiglia. La fotografia diventa così la narrazione dei costumi e dei volti di una società prossima ai nostri tempi, ma che ci sembra assai lontana, perché la posa fotografica richiede serietà e riflessività. Applicata al crescente turismo, la fotografia diventa narrazione di paesaggi destinati a modificarsi, a cambiare, a scomparire. È in seguito a questi processi, che non sono soltanto tecnici, che la fotografia diventa un documento storico di cui non si può più fare a meno, volendo ricostruire una data epoca o i costumi di un periodo di ciò che chiamiamo il mondo moderno, con le sue conquiste e le sue catastrofi. Uno dei più famosi monumenti funebri dell'epoca moderna è l'Angelo del Dolore, la tomba di Emmeline Eldredge Story, moglie dello scultore statunitense William Eltmore Story. Fu lui stesso a scolpirla ed è meta obbligata per chi visita il cimitero degli Accattolici di Roma. Simbolo di una vittoria alata della vita che si arrende davanti alla morte senza più la forza di risollevarsi, la tomba fu realizzata nel 1894 e a quell'epoca, con la fotografia, in modo molto più semplice e banale, si ricordavano i defunti. Persone anziane che forse si erano fatte fotografare solo una volta nella vita venivano ricordate con una fotografia. Dal buio della morte le fotografie emergevano per raccontare di persone davanti alle quali si accendeva un lume nel giorno dei defunti, mentre il vento del tempo debolmente agitava la fiamma. Gli album fotografici divennero un archivio di massa delle persone che scomparivano con il passare degli anni e l'avvicendarsi delle generazioni. Ogni fotografia fissa qualcuno in un momento che è passato. Il commento di chi osserva una sua fotografia sarà spesso «ero», difficilmente «sono». In quest'album
accanto a scorci di città italiane, troviamo riproduzioni di opere d'arte che sono parte del patrimonio universale dell'umanità. Sin dall'inizio della sua storia, la fotografia si assunse il compito di divulgare e far conoscere i grandi capolavori della pittura e dell'arte. Quest'album appartenne presumibilmente ad una signora che si chiamava Lamar e che vi incollò anche una sua fotografia. La signora Lamar viaggiò in Italia e acquistò riproduzioni fotografiche di opere d'arte e sculture dell'età classica come queste, spostandosi tra Firenze, Roma e Napoli, che allora erano le mete preferite dai viaggiatori del Grand Tour. Era il 1866. La fotografia e gli studi fotografici contribuivano a formare non solo l'immagine ufficiale dell'Italia da poco unificata e indirizzata ai viaggiatori che volevano conoscere questa nuova nazione, ma rendevano più facile lo studio e il restauro di opere d'arte che il trascorrere del tempo metteva a rischio. Uno degli studi più importanti era quello di Carlo Ponti, fotografo e ottico svizzero che si stabilì a Venezia e che è entrato nella storia della fotografia italiana. Sulle strade battute dal turismo, che stava diventando una moda, incontriamo allora riproduzioni dell'arte italiana che la fotografia metteva a disposizione di un pubblico sempre più vasto in un'opera di divulgazione e democratizzazione di portata rivoluzionaria. Di fatto, la storia dell'arte e del gusto venivano messe a disposizione potenzialmente di chiunque volesse acquistare una riproduzione fotografica. L'invenzione della stereoscopia contribuiva intanto ad allargare la possibilità di una visione più complessa attraverso la profondità, immettendo sul mercato vedute di città come Firenze, divenute un mito del viaggio e del turismo. In questa visione di grande impatto visivo, la Galleria degli Uffizi ad opera di Alphonse Bernou, un viaggiatore francese che si stabilì in Italia, divenendo fotografo di corte dei Borboni e poi dei Savoia. Stereoscopie come queste di Bernou si acquistavano e si conservavano per poterle mostrare ad amici e parenti. Far conoscere nuovi paesaggi era un atto culturale senza precedenti. Allargava gli orizzonti visivi di persone che consideravano ancora il viaggio e in particolare quello in Italia, come un'avventura. E tutto questo aveva una ricaduta di massa perché gradualmente allargava la platea di coloro che erano disponibili ad entrare in una nuova civiltà, quella dell'immagine. Eppure alla fotografia manca ancora qualcosa. Se osserviamo le fotografie coeve a quelle di Bernou e altri fotografi di quel tempo, ci accorgiamo che manca qualcosa. Le immagini del villaggio di Montbrison, realizzate dal francese James Dulac, non mostrano la presenza umana. Sembrano, come scrisse il filosofo Walter Benjamin, a proposito delle fotografie di un altro fotografo francese ben più noto e importante, Eugène Atget, luoghi in cui è stato appena commesso un delitto ed è stato portato via il cadavere. L'assenza di una vita dinamica e attiva fa di questi paesaggi luoghi quasi irreali. Scenari per un film ancora da realizzare. Il vuoto, dovuto ai limiti tecnologici delle fotocamere di allora,
diventerà nel Novecento un soggetto importante per la fotografia che ambisce a diventare arte. Ma lentamente i fotografi scendono nelle strade, escono dagli studi in cui si fabbricano ritratti in serie e riprendono ciò che una rivista italiana, Il Mondo, definisce come l'ora che si vive nell'affrettata vicenda del mondo. Una maggiore rapidità nei tempi di posa e sensibilità della pellicola consentono al fotografo di riprendere tutto ciò che si muove davanti all'obiettivo. La fotografia diventa allora non solo immagine, ma testo stesso per raccontare la storia. Occasione importante per questa grande opera di documentazione dell'umana famiglia è il lavoro dell'uomo. La fotografia entra nelle fabbriche, va davanti ai cancelli delle officine, riprende il lavoro dei campi, visita i collegi femminili, si reca anche in luoghi inaccessibili come gli acciai, percorsi dalle guide alpine. Si apposta davanti a ristoranti alla moda e negozi. È una grande occasione culturale per formare quella memoria di chi eravamo, divenuta indispensabile nel mondo di oggi. Altra grande occasione è la guerra. La fotografia documenta i conflitti dell'umanità e scende in campo durante la Prima Guerra Mondiale con immagini insostituibili per raccontare quella tragedia. Sono immagini spesso ufficiali e pilotate dalla propaganda, ma vengono realizzate anche fotografie spontanee da soldati e ufficiali che portano con sé apparecchi fotografici nelle trincee e che restano oggi tra i documenti più significativi sulla sofferenza dell'uomo immerso nel primo conflitto industriale della storia. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Se con la Grande Guerra finisce un'intera epoca, la fotografia ha varcato da tempo i confini del mondo industrializzato per osservare altri continenti, in quella che gli storici hanno definito come l'età degli imperi. Un esempio di grande interesse è dato da questi album Souvenir Kodak. Due di essi raccontano l'Egitto sotto il dominio britannico, in cui si recano un gruppo di turisti facoltosi, armati di fotocamere Kodak maneggevoli e di veloce impiego. Il fotografo non si limita a riprendere vedute dei monumenti che visita, ma è interessato alla gente che incontra. Vuole documentare un mondo diverso dal suo e quindi si muove tra i vicoli e le piazze del Cairo, fotografando scene di vita osservate in modo moderno. Gli egiziani che popolano le loro città non si mettono mai in posa. Sono rare le fotografie costruite artificialmente. La possibilità di eseguire molte fotografie in un giro di perlustrazione consente di realizzare un documentario fotografico di notevole portata antropologica. Da queste immagini emerge un mondo, miserevole agli occhi del fotografo europeo, ma in grado di scatenare energie dirompenti nei decenni che seguiranno questa belle époque al tramonto. E lo stesso fatto si ripete quando il fotografo visita l'Italia negli anni 10 del Novecento, un paese rurale colto in queste fotografie eseguite nel Basso Lazio, in Ciociaria, nel paese di Sora, quando il viaggiatore si reca al mercato e documenta i costumi della gente rimasti immutati da secoli, e in quello di Balsorano, dove nell'inquadratura il viaggiatore fotografo non esita a inserire parti della sua vettura che, forse per la prima volta, entra in un mondo che ancora non conosce la civiltà industriale. Il confronto tra la fotografia, il fanale della macchina e queste donne è la storia. Lo stesso fotografo visita la Liguria e ci lascia immagini di un paesaggio quasi incontaminato che nel giro di pochi decenni verrà stravolto dal cemento. L'ultimo album realizzato in Francia
mostra in modo significativo la vettura che penetra tra le anguste strade di centri storici centenari, pensate e costruite per muli e carri. È la velocità che cambia la storia degli uomini. Di chi viaggiò insieme al nostro fotografo non abbiamo alcuna immagine, se non quella di un uomo riflessa nel vetro della vettura. Insieme alla gente, al paesaggio, protagonista di queste fotografie è la macchina, celebrata dal futurismo. E se la macchina è il simbolo della velocità che cambia il mondo, con altrettanta velocità il mondo del nostro fotografo andrà a sgretolarsi nel giro di pochi decenni, aprendo alla fotografia strade diverse e nuovi problemi. Con l'introduzione del retino diventa possibile stampare fotografie sui giornali. E a questo punto cambia tutto. La visione fotografica si rivela più forte di quella pittorica. Prima del retino, gli avvenimenti venivano raccontati attraverso immagini di derivazione pittorica, in cui il disegnatore e l'incisore narravano la società del loro tempo con una visione ricordata a posteriori. Non era possibile pubblicare su un giornale un fatto di cronaca ripreso nella sua immediatezza. La gente durante un temporale, i messaggi della moda, un grande incendio, la miseria o le guerre coloniali di fine Ottocento, ad esempio la battaglia di Acqua. Le popolazioni di terre lontane erano viste attraverso immagini ispirate dalla cultura europea e diffuse da riviste che raccontavano epiche avventure. Ora uomini e donne in carne e ossa si vedono sulle copertine dei giornali che si vendono in maniera crescente e consentono ad un pubblico sempre più vasto di conoscere i fatti senza la mediazione di un artista che usa la memoria per raccontare la notizia. Con la pubblicazione delle fotografie sui giornali si entra gradualmente nell'epoca dell'avvenimento. È una mutazione culturale che conoscerà una crescita esponenziale in tutto il XX secolo. Nell'interesse della gente, nuovi soggetti entrano in campo: i campioni dello sport e le protagoniste della moda femminile, oppure le grandi imprese aviatorie che appassionano un pubblico disposto ad accorrere per assistere al grande spettacolo diffuso dalla modernità. Nel 1910 il match Johnson-Jeffries diventa un fatto mediatico. Fotografia e cinema diffondono l'avvenimento che assume un valore simbolico. Il nero Johnson batte il bianco Jeffries. Le fotografie diffondono le fasi dell'incontro pugilistico e restituiscono i corpi in combattimento per quello che sono, con i muscoli tesi, il sudore, la sofferenza e la sconfitta di Jeffries. Durante la Prima Guerra Mondiale, riviste che in copertina si presentano con un'illustrazione contengono solo fotografie. È il caso di La Guerre Illustrée, una rivista pubblicata in Inghilterra e di cui vediamo l'edizione francese. Le fotografie sono accompagnate da didascalie in lingue diverse e destinate ad informare le popolazioni dei paesi alleati o neutrali sull'andamento della guerra, con l'intento di sostenere le ragioni dell'intesa nella lotta contro gli imperi centrali. Questa funzione di propaganda della fotografia durante la Grande Guerra diventa vitale in un conflitto che sembra interminabile e mette in moto tutte le energie della società industriale, compresa la produzione e la pubblicazione di immagini destinate a raggiungere un pubblico sempre più vasto.
Le riviste e i giornali diffondono immagini cruente di guerra vera, senza esitare a mostrare i caduti sui campi di battaglia, nelle trincee e le distruzioni causate da un nemico contro cui si combatte una guerra totale che diventa un duello mortale. L'instabilità politica e sociale del primo dopoguerra porta con sé fenomeni nuovi in Italia e in Europa. Ne vediamo ancora i segni nelle piazze di Roma. Il fascismo in Italia durerà 20 anni e oggi possiamo conoscere questo pezzo di storia italiana in tante fotografie e documentari cinematografici che il XX secolo ci ha lasciato in eredità. Ma nell'inquieto primo dopoguerra la gente vuole anche divertirsi e nel nostro caso va in montagna. Un album confezionato molto artigianalmente da un anonimo torinese mostra ragazzi e ragazze nelle loro gite domenicali. Siamo all'inizio degli anni 20 e le fotografie ricordano escursioni, merende all'aperto, cori nelle osterie di montagna e quello stare insieme che forse porterà a fidanzamenti e matrimoni. Nelle didascalie troviamo un po' di goliardia e di ironia. Una, ad esempio, ironizza sulla castità femminile, bianca come fiori di montagna. Altre invece ricordano la guerra da poco terminata. L'intesa maschile per la conquista di montagne e ragazze è la triplice. Mazzi di fiori mostrati come difesa sono la trincea. Su tutto aleggia il clima di allegria giovanile dei giovani maschi vestiti a metà tra l'alpinista e il soldato. È chiaro che in queste fotografie non vediamo niente del dramma che si sta vivendo in Italia all'inizio degli anni 20. Documentato invece da numerose fotografie di gruppo di giovani in camicia nera e armati di bastoni e mazze. A quel tempo sono rari gli operai e i contadini che possiedono e usano una macchina fotografica. I borghesi, che ingrossano le file del fascismo, invece ce l'hanno e si autorappresentano con la fotografia. Se la fotografia durante la Prima Guerra Mondiale è stato un potente strumento di propaganda, le dittature della prima metà del Novecento ne fanno un largo impiego su giornali e riviste. Nel caso italiano, il protagonista del messaggio fotografico è lui, il capo di un'Italia nuova e divenuta nazione con la vittoria nella Grande Guerra. La rivista L'Illustrazione Italiana, destinata ad un pubblico colto e benestante, già nei primi anni del Novecento aveva fatto largo impiego della fotografia. Ora si adegua e nel 1926, anno delle leggi eccezionali, pubblica in prima pagina una serie di fotografie in grande formato, dove il capo è ripreso in diversi momenti della sua azione di condottiero che veglia sul destino degli italiani. Nell'organizzazione totalitaria dello Stato, l'immagine è un'arma che deve essere impiegata sfruttandone al massimo le possibilità. Oggi però, insieme a questa immagine totalizzante, ne abbiamo un'altra, ed è sempre fotografica. È quella dei volti di chi si opponeva. Finiva in galera o al confino, oppure fuggiva all'estero. Sono le schede segnaletiche della polizia che contengono sempre una fotografia del sovversivo, sottratta da una spia o da un confidente, da piccoli archivi familiari e inviata, corredata di data e luogo di origine, al casellario politico centrale che le incolla all'inizio dei fascicoli personali. Anche questi ritratti fanno parte della storia della fotografia.
Mentre nuove e più grandi nubi si addensano nei cieli, per la fotografia inizia una nuova storia. È l'epoca dell'oggetto, figlio della rivoluzione tecnologica della prima metà del Novecento e oltre. La forma dell'oggetto fotografato provoca associazioni mentali che si incontrano con gli studi sulla psiche e l'inconscio, mentre la scoperta dell'arte africana e orientale suggerisce l'essenzialità e il rigore dell'antico linguaggio primordiale. Il sogno e le sue paure conquistano l'espressione artistica che cerca di svelare cosa si nasconda oltre macchine sempre più complesse, misteriose, come la memoria di un computer. È come una porta che si apre sulle forme di una nuova visione. Negli anni tra le due guerre mondiali la fotografia cambia e lancia un messaggio che giunge sino ai nostri giorni. È inutile chiedersi se la macchina fotografica consentirà di fare arte. La fotografia ha in sé un suo specifico, differente dalla pittura, che le consente di essere una nuova arte, diversa da quelle alle quali era stata accostata o da cui deriverebbe. Il dibattito sulla fotografia arte o non arte, che aveva coinvolto intellettuali e artisti del calibro di Baudelaire, non ha più senso e la realtà in fotografia risulta cambiata e trasformata in un altro a cui ognuno può dare un significato. Osserviamo per un momento questa fotografia anonima incollata sulla copertina di un album confezionato con fotografie degli anni 20 e 30. I personaggi sembrano tratti da un romanzo di Thomas Mann e da un film di Fritz Lang. Distinti signori apparentemente tranquilli e un'ombra scura racchiusa nell'ascensore in arrivo. Certamente frutto della casualità, questa immagine assume un significato diverso dalle intenzioni del fotografo. Il rammarico per il personaggio entrato casualmente nell'inquadratura è annullato dall'effetto simbolico. Come nella visione di un film giallo, viene da chiedersi quale minaccia incomba sui distinti signori sorpresi dall'obiettivo. Cosa vuole l'ombra creata dalla luce fotografica? E la mutazione compiuta nella fotografia di quegli anni si estende a tutta la fotografia, dai ritratti delle carte de visite alle immagini spontanee contenute negli album che abbiamo sfogliato. Il fotografo coglie questi gitanti muniti di biciclette. Nessuno guarda verso l'obiettivo. C'è qualcosa che li attrae nel prato o sull'orizzonte. Cosa si aspetta dalla vita questa gente? Ci chiediamo oggi. Quale futuro attende questi personaggi di inizio secolo? Chiunque voglia fare fotografia non potrà ignorare il messaggio della nuova visione che giunge ai professionisti o a coloro che semplicemente amano fotografare per diletto o curiosità. L'introduzione sul mercato di nuove fotocamere maneggevoli e con moderni obiettivi consente ai fotografi di immergersi nel drammatico presente degli anni 30 del Novecento. Fotografare diventa anche un impegno politico e in Spagna la fotografia lascia alla storia immagini che documentano la lotta di un popolo che reagisce all'aggressione delle vecchie classi dominanti minacciate dalla Repubblica e che vogliono conservare il loro potere. Ci riusciranno, ma la guerra civile spagnola sarà l'esempio per la lotta degli europei contro il nazifascismo. L'immagine della donna combattente entra nella storia della fotografia. Sul bordo del mare, in Catalogna, alcune donne sono addestrate in un campo prima di essere inviate contro i bianchi. Così leggiamo nella didascalia di una fotografia firmata da Robert Capa, ma che oggi si attribuisce alla sua compagna, la fotografa Gerda Taro. Gerda muore in Spagna nel corso della battaglia di Brunete. Entra nella storia delle donne
e sono sue molte fotografie prima attribuite a Robert Capp. Sulle copertine della rivista Miroir du Monde vediamo come in quegli anni tutti si armino per combattere una nuova guerra mondiale di gran lunga più sanguinosa di quella che era stata definita l'ultima di tutte le guerre. Il 3 maggio 1933 la rivista francese Vue, diretta da Lucien Vogel, pubblica un servizio fotografico sui campi di concentramento in cui i nazisti rinchiudono i prigionieri politici. Le fotografie sono eseguite segretamente dalla figlia di Vogel, Marie-Claude. Combattente nella Resistenza, sarà deportata ad Auschwitz e testimonierà a Norimberga. Vue è la rivista che rinnova il fotogiornalismo in Europa e diventa un esempio per tante nuove riviste, comprese quelle americane. A causa del suo impegno antifascista, Lucien Vogel sarà licenziato dagli editori di Vue durante la guerra civile spagnola. Ormai la lotta politica passa anche per l'informazione fotogiornalistica e nessuno, nemmeno i fotografi, possono considerarsi fuori dalla storia. È difficile dire cosa resta oggi del cambiamento nella fotografia che avvenne negli anni 20 e 30 del Novecento. I principi di quel nuovo modo di fotografare sono stati recepiti dall'industria pubblicitaria e da quella editoriale. I protagonisti di quella rivoluzione visuale sono entrati a far parte della storia della cultura, aprendo la strada ad una visione meno disincantata del mondo e ad una ricerca che sempre più tende ad essere critica verso il benessere di cui gode solo una parte dell'umanità. Forse con un minimo di azzardo potremmo dire che le nuvole oggi rappresentano la fotografia di questo inizio di XXI secolo. Fotografare una nuvola può voler dire molte cose, ma se si guarda una nuvola si pensa anche a quando arriverà la pioggia. La fotografia diffusa ci ha fatto diventare tutti fotografi e non sappiamo cosa sarà della memoria dei nuovi dispositivi che ci consentono di fotografare tutto ciò che passa davanti ai nostri occhi. È certo che l'atto di fotografare è ormai un fatto quotidiano che permette a ognuno di noi di fissare per sempre, a un ritmo mai immaginato, momenti della vita che andrebbero irrimediabilmente perduti. È anche vero che la fotografia nacque per questo, dal bisogno dell'umanità di non dimenticare, di non lasciare che il trascorrere del tempo porti via il ricordo di un momento, di un attimo che inesorabilmente passa. Oggi, a 180 anni da quel 1839, anno in cui l'invenzione di Daguerre venne ufficialmente presentata al pubblico, forse sarebbe necessaria una pausa, perché il tutti fotografi può anche tradursi in nessuno è fotografo. Nonostante questi dubbi, la fotografia fu e resta un grande fatto democratico che riguarda il diritto di vedere il mondo. Nella nostra epoca, attraversata da grandi inquietudini, conoscere fotograficamente cosa ci aspetta nel futuro è un diritto inalienabile ed è difficile pensare ad un'umana famiglia di sconosciuti, di gente che non sa riconoscersi, almeno attraverso una fotografia.